questa idea è nata sulla base di alcune iniziative fatte in precedenza. L'ultima che è stata fatta è Se io fossi sindaco. Insieme a tutti gli amici appartenenti a questo movimento abbiamo ritenuto opportuno mettere in pratica quello che i cittadini effettivamente sentono per questo paese e che vorrebbero far realizzare in questo paese. Quindi, siccome noi come movimento abbiamo una storia alle spalle, abbiamo ritenuto o quantomeno abbiamo raggiunto la maturità per poterci esporre in prima persona e far valere quelli che sono i diritti dei cittadini. Il nostro intento è quello di applicare o portare dei progetti già attuati nei confronti dei cittadini. Quindi questo è il nostro movimento, noi siamo alla ricerca di persone che hanno l'intenzione di attivarsi insieme a noi, perché il nostro intento è far valere la nostra voce. Bah, diciamo che la posizione che in questo momento io ho deciso di assumere insieme ad un gruppo di amici che da sempre siamo attivi sul territorio è quello di avermi indicato verso la guida di questo movimento. La decisione parte dal presupposto che l'iniziativa, il movimento ha lo scopo di coinvolgere le persone attive sul territorio che mettono a disposizione il bagaglio di esperienza per l'interesse comune. Nella benedizione del parroco questa mattina è stato detto che bisogna mettere da parte gli egoismi per puntare al servizio del bene comune. Non avrei avuto la possibilità, non guidando questo movimento, di guidare negli occhi, di guardare negli occhi le persone alle quali abbiamo chiesto di impegnarsi attivamente senza che la mia figura fosse chiara all'interno di questo movimento. Quindi diciamo che è un movimento che parte dall'esperienza e dalla elezione che 5 anni fa ha coinvolto la mia figura per portare avanti e rafforzare un processo di innovazione e di rinnovamento della classe dirigente. Quindi noi in maniera chiara parteciperemo alla prossima elezione amministrativa che si terrà in questa città per portare avanti e rafforzare quello che è il nostro credo e la nostra idea. Siamo convinti che queste idee, che sono abbastanza serie, abbastanza concrete, non debbano sfuggire da quello che è l'esame del corpo elettorale, perché attraverso questa competizione rafforzeremo il percorso portato avanti e renderemo dignità alle idee che siamo sicuri sono abbastanza forti. È un movimento fatto soprattutto di giovani. Diciamo che la base è l'impegno giovanile, però non abbiamo limitazioni e non puntiamo ad un giovanilismo, nel senso che i professionisti sono molti e il nostro portavoce incarna bene quello che è il senso del nostro movimento. Ci sono professionisti, lavoratori dipendenti, studenti universitari, chi come me ha un'esperienza partitica, politica ben chiara, sono stato eletto nelle file del PDL, chi ha avuto un'esperienza forzista in Forza Italia, chi viene dal mondo dell'oratorio. La nostra mission è semplicemente quella di mettere insieme le persone attive, perché è arrivato il momento storico, data la condizione generale, che chi immagina di essere competente o di poter condizionare un'azione di governo non può più rimanere alla porta, ma deve entrare in campo e dare insieme a noi un contributo di innovazione a questa città.